siamo pronti per la nostra incredibile live basata su Aladino. Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno dal vostro caro Giocherellone che oggi vi porta il Aladino, il seguito del gioco di Aladino, Aladino Nasira's Revenge, che è praticamente il seguito dei videogiochi di Aladino. Il bello di questo titolo è che praticamente rappresenta un vero e proprio episodio di Aladino. Che cosa vuol dire questa cosa? Che cosa vuol dire che rappresenta un vero e proprio episodio di Aladino? Che praticamente andiamo a vivere un'avventura con Aladino che viene qui portata. E guardate chi c'è, cioè, caro Xmerio, buongiorno a te, caro Xmerio, buongiorno a te da parte del Giocherellone, addirittura che ti fa vedere, pensa un pochettino, il seguito di Aladino, un gioco veramente fantastico. Come puoi vedere, ci stiamo divertendo con un prodotto uscito, pensa un pochettino, su PlayStation. Andiamo a vedercelo insieme, ragazzi, questo grande titolo. Andiamo nelle opzioni, andiamo a vedere senza screen e poi possiamo fare la parte delle opzioni, quindi veramente qualcosa di bellissimo ed incredibile. Non trovate perché poi dopo Aladino chi è Aladino? Praticamente Aladino è anche praticamente una persona che più volte ha salvato la nostra cara principessa. Andiamo avanti, premiamo start e vediamo insieme questo prodotto molto bello uscito, pensate un pochettino, per la Sony PlayStation 1. Guardate un pochettino. Ok, would you like to create one? Yes. Ok, torno indietro. Vediamo un attimo di giocare. Guardate un pochettino come arriva Aladino. Veramente bellissimo, ragazzi. Un titolo che vendette veramente tanto. Ha venduto praticamente nell'epoca PlayStation molto come copia, soprattutto per via di questo fatto che ovviamente già Aladino era da tanto tempo da tante persone. Sofia De Cesare, ciao Giocherellone, cara Sofia De Cesare, buongiorno a te. Guarda qui dove ci troviamo, ad Agrabah. Credo che un po' tutti abbiate visto il film della Disney, il film d'animazione della Disney con Aladino. Qui Aladino in realtà non è diventato ancora re e c'è il nostro caro mitico genio. Guardate un pochettino il genietto che un po' tutti avete praticamente anche amato. Ecco qua, guardate Aladino sul letto, praticamente vive in questa casetta ad Agrabah, praticamente si tocca le ascelle e dice mamma mia quanto puzzano queste ascelle, potevo anche fare qualche cosa. Il genio che ormai vive praticamente con Aladino, vedete un pochettino cosa gli dice Aladino: alzati e cammina, vai a lavorare, vatti a trovare un lavoro, non fare sempre il ladruncolo praticamente e non andare a infastidire le principesse regali. Ma Aladino dice no, praticamente dice no, dice vedi Aladino, è successa una cosa, sei ricercato addirittura, e quindi è meglio che ovviamente o te ne fuggi oppure provi la tua innocenza. Vedete un pochettino il genio della lampada che praticamente Aladino è riuscito a liberare all'interno della grotta del leone, veramente bellissimo. Guardate un pochettino Aladino, guarda questo genio colorato, questo genio azzurrogno. Sofia dice io stamattina ho iniziato a mangiare la colazione in ospedale. Mi dispiace che tu sei ancora in ospedale. Come colazione che cosa ti hanno portato, cara Sofia De Cesare? Cosa ti hanno portato di buono i nostri mitici infermieri? Credo che tu sia ricoverata in Italia. Intanto noi ragazzi andiamo qui con Aladino, come potete vedere incredibile davvero. Possiamo saltare, possiamo attaccare, possiamo parare, possiamo rimettere praticamente a posto queste cose, possiamo addirittura abbassarci, vedete ragazzi, possiamo guardare praticamente e possiamo anche diciamo ruotare rapido. Allora mi ha portato latte e biscotti, bene per il pancino, quindi una colazione sicuramente leggera. Guardate qui ragazzi che cosa succede, possiamo prendere praticamente questi incredibili soldini che ci serviranno sicuramente per fare altro, e troviamo il solito genio. Intanto che Sofia De Cesare piano piano si rimetterà in piena forma praticamente, vedete, il nostro genio ci spiega praticamente quali sono le sue grandi azioni. Guardate che bello ragazzi, un gioco tutto quanto
tridimensionale. I giochi di Aladino erano usciti, molti di questi erano stati fatti da compagnie come la Virgin, praticamente la Virgin, che è una compagnia, guardate il genio che vi dice, vi racconta praticamente le grandi cose, e ci dice anche di guardare, praticamente, vedete, con L1 possiamo addirittura andare a fare qualcosa. Le pecorelle, ragazzi, speriamo che ovviamente le pecorelle non vadano a essere uccise, per fortuna andiamo a preservare le pecore, quindi molto molto bello, ancora oggi bellissimo graficamente, non trovate, ecco qua, certo, andare in ospedale, mamma mia ragazzi, che brutto colpo questo qua per il caro Aladino, dobbiamo stare molto molto attenti, vedete un pochettino, guardate qui chi c'è. Ah, perfetto, questo è l'icona praticamente del genio che ci permette praticamente di andare poi dopo a giocare praticamente alla slot machine a fine praticamente quadro. È una cosa molto simpatica e carina. Qui sopra ci sono altre monetine. Il genio ci fa da tutor praticamente. Ci fa da tutor, dobbiamo pigliare anche questi gemmone, vedete ragazzi, al fine di completare il livello in una certa maniera. È un gioco pensato in primis per ragazzi giovani, dobbiamo dire la verità, molto bello graficamente, affascina, e soprattutto se avete amato il cartone animato della Disney di Aladino, sicuramente apprezzerete questo gioco, eccolo qua. Sentite anche le musiche, vi faccio sentire le musiche che sono molto simili a quelle là del film praticamente, vedete ragazzi, abbiamo tolto praticamente questa parte qua, perfetto, quindi possiamo addirittura parlare, vedete ragazzi, con i personaggi, quindi possiamo fare la scivolata di Aladino, guardate qui, alla Fortnite, vedete? Quindi prima di Fortnite c'era Aladino che scivolava, ragazzi, molto molto bello. Ovviamente andiamo qui, guardate la scivolata di alla Fortnite, guardate, e poi aspettate e vado a fare il salto, quindi è Fortnite che copia Aladino, ragazzi, Fortnite copia Aladino, mamma mia ragazzi, chi se lo aspettava stamattina di trovare questa grande diciamo situazione, grande plagio potremmo dire, ragazzi. Beh, stiamo scherzando, ovviamente sono azioni che ovviamente vengono fatte anche in altri videogiochi, vedete ragazzi, possiamo andarcene quindi qui sopra, guardate qui il grandissimo ovviamente soldato che ci dà addirittura l'ennesimo, guardate il succo di frutta del genio della lampada che ci ridà l'energia, molto bello graficamente, veramente massivo, ecco qua, beh, un vero e proprio cartone animato, dobbiamo dire la verità, grazie anche a questi colori che riprendono sicuramente anche altre cose di Aladino. Qui possiamo addirittura uscire, forse, vediamo un pochettino, oppure possiamo, non può, addirittura Aladino va a spingere qualcosa, ragazzi, veramente bello, guardate Aladino, entro di qui e poi di qua, è il succo di frutta del genio della lampada, ragazzi, guardate qui Aladino spinge il vuoto, assurdo davvero, e qui ovviamente entriamo nella porticella, andiamo a vedere, vedete, ruotando noi stessi la videocamera, il genio ci dice tante altre cose, praticamente, vedete un pochettino intanto a noi, chi è? Il soldatiello, chi è stato? Il soldato ci ha morso, ragazzi, il ratto, attenzione a questi ratti che veramente devono essere purtroppo annientati da noi, al fine, vedete, la fontanella di Aladino, è bella la fontanella, ti piace la fontanella di Aladino, andiamo avanti da questa parte qua e vedete che cosa succede che presi queste monetine, Aladino fa un po' alla Super Mario, non lavora praticamente, ma eccolo qua il grande esperto di bastoni che va qui sopra, vedete un pochettino a recepire, vedete un pochettino, guardate qui sopra, è bello, e addirittura le bacche incredibili, vedete, addirittura andiamo a collezionare la frutta secca, vedete un pochettino, la frutta fresca più che altro, andiamo a bere qui sopra possiamo andare a buttare, ragazzi, guardate un pochettino le mele di Jafar, praticamente, vedete, adesso vi faccio vedere, possiamo andare, vedete ragazzi, a fare che cosa, quindi a fare una specie di, vedete, a buttare praticamente le mele, proprio come accadeva nel gioco della Capcom, quindi, e avere addirittura, vedete, il grandissimo bonus, questi sono tappeti persiani, vedete un pochettino, da mettere in casa, e Aladino apre praticamente la porticella e dice al genio come sei stato bravo, e guarda qui sopra cosa hai preso, il mulinello, la piattaforma sopra elevabile, è bello, questo è il bello, ragazzi, di Aladino.
Andiamocene quindi da qua, vediamo un pochettino cosa possiamo visionare. Vedete, di qua dobbiamo andarcene, di qua dobbiamo andarcene. Passiamo qui sopra, qui c'è l'acqua di qualcuno praticamente. Forse dobbiamo ritornare, ragazzi. Dobbiamo ritornare qui sopra, ragazzi. Stiamo attenti perché Aladino, adesso che abbiamo attivato quella piattaforma, ragazzi, forse dobbiamo scendercene. Qui sopra addirittura rimangono, pensate un pochettino, le cose che avevamo annientato. Cioè avevamo distrutto e avevamo liberato prima. Ce ne saliamo per le mitiche scalettine e vediamo un pochettino che cosa ci propone forse di qua sulla paglia. In realtà mi che è la capretta che purtroppo la mela praticamente, vedete un pochettino, la povera capretta viene attaccata, ma non uccidete le caprette, ragazzi. Quindi andiamocene quindi a quest'altra parte qua, ce ne saliamo, vediamo un pochettino. Non vedo quella piattaforma. Effettivamente poi sarebbe stato un po' stupidello effettivamente mettere una piattaforma lontano, lontano dal luogo ovviamente di... Guardate qui il mitico pappagallo, ve lo ricordate ragazzi, il pappagallone. Il pappagallone qui sopra, andiamo quindi a cercare la piattaforma. Vedete, perfetto, Aladino si ficca praticamente all'interno di questo posto. Mi sono fatto anche male, qui sopra ci sono delle mele che praticamente mi posso portare praticamente con me ai fini ovviamente di difesa. Vediamo un pochettino qui sopra, ho fatto qualcosa praticamente con la piattaforma, ma non ho capito. Ah, eccola qua, ragazzi, la piattaforma, non l'avevo vista, vedete un pochettino. Andiamo a vedere, vedete un pochettino qui è per sparare le mele, qui per abbassarsi. Ecco qua, quindi ecco qua la piattaforma, siamo pronti per andare. 1, 2, 3, ecco qua, vai di piattaforma. Ed eccolo qua il grande amico, il nostro caro amico Aladino. Come potete vedere, attenzione, attenzione, attenzione ragazzi, perché c'è qualcosa. Eccolo qua, il mitico, oh mamma mia ragazzi, brutta situazione davvero. Vedete un pochettino, guardate qui sopra. Andiamo a saltare. E perché questo? Perché? Ah, eccoci qua, praticamente andiamo qui dentro e siamo di nuovo all'interno di questo mitico posticino che è molto affascinante, Agrabah, addirittura il genio che ci dice tante altre cose, come appunto fare determinate azioni. Vediamo un pochettino qui sopra cosa dobbiamo ancora fare. Andiamo praticamente qui ancora, vedete? Ed ecco qua il palo di Aladdin. Mamma mia, bellissimo! Siamo entrati all'interno di una casa, quindi molto molto particolare. Abbiamo completato, ragazzi, il primo stage di Aladino. Ed ecco qua la slot machine. Tira, 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 tira. Premiamo X per partire. Guarda, vediamo un pochettino qui sopra cosa succede. Ma sentite la musica di alto livello. Vedete un pochettino la testa di Aladino, ce l'abbiamo fatta. Hai vinto, hai vinto, hai vinto, hai vinto. Che cosa hai vinto? Un extra life. Attiriamo un'altra gemmina. Vediamo un pochettino cosa ne esce, guarda bene, ecco qua, vediamo un po', Aladino, dillo tu, Aladino, hai vinto un'altra incredibile vita di Aladino, ecco qua, e queste sono le mitiche situazioni. Allora, direction move Aladino, presi tu, jump, perfetto, andiamo a continuare, il gioco ci racconta ovviamente che cosa fare, ragazzi. Ed eccoci qua, praticamente guardate qui. Abbiamo una specie di bonus game che riprende tantissimo il gioco, praticamente il gioco della Capcom. Pensate un po', oh mamma mia, ragazzi, e vai di qua Aladino, vai qua Aladino, vai qui sopra. Ricorda anche Pandemonium. Avete mai giocato a Pandemonium? Oh, Aladino che cade, ragazzi, mamma mia, brutta situazione. Brutta situazione, e forse ecco qua. Ah, quindi dobbiamo proprio riprendere praticamente questa parte qua. Andiamo col caro Aladino che praticamente va a prendere tutti questi oggetti. Vedete? One, ecco qua. Guardate un pochettino Aladino. Prendo questi altri oggetti, ma state attenti, ragazzi, state attenti a pre. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, Aladdin, 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 mamma mia, guarda, qui ti cade, mi cade l'Aladino, ragazzi, mi cade l'Aladino. Andiamo di nuovo a cercare di prendere praticamente questo altro, diciamo, vedete, questi altri denari, idee. Topolino, ragazzi, abbiamo trovato, avete visto, è uscito Topolino, praticamente, quindi c'è un riferimento anche a Mickey Mouse, che non era presente sicuramente, quasi come easter egg praticamente della Disney. Qui sopra vedete un pochettino e vai qui sopra, è bello, è bello. Oh, Aladino, ragazzi, qui se ne cade Aladino. Ho sbagliato, posso sbagliare anche io che sono il giocherellone, ragazzi.
Qui è una specie di bonus game sicuramente. Ecco qua, andiamo avanti, want to save, e andiamo avanti, facciamoci un'altra partitella. Ecco qua, andiamo di nuovo, can save. Vedete, possiamo avere, abbiamo tre slot praticamente per salvare. Sentite la musica? E questo è il mercante che ti vende il vasetto per campare. Aladino, immagini molto molto belle, vedete un pochettino con la mitica scimmietta. Ve lo ricordate come si chiamava la scimmia di Aladino? Chi è costui? Praticamente il digiunatore. Qui sopra possiamo pigliare queste mitiche mele. Vedete, c'è addirittura qui sopra un altro oggettino. Sentite che musiche, quindi qualcuno ci ha aperto una stanzetta, abbiamo buttato qualcosa nella fontana, vedete, e addirittura questo, mamma mia ragazzi, è qui, aiuto, 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 guardalo qui, guardalo, mamma mia. Chi è lui? Chi è lui? Praticamente l'uomo che va a fuoco, l'uomo che va a fuoco, e addirittura forse solamente di contorno. È un contorno praticamente a tutto, che è sto coso. Qui sopra dove si va, ragazzi? Vediamo un pochettino, andiamo a girare, eccolo qua, guardate il vasetto di Aladino. Il gemmone, dobbiamo stare attenti, ragazzi, addirittura vado a fuoco, brutto, brutto fuoco, praticamente dobbiamo stare attenti ai mangiatori di fuoco, praticamente, vedete un pochettino, guardate qui sopra, andiamo a pigliare, ai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 
diceva, ai 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 ai, Aladino, che dolore, Aladino, che dolore, abbiamo preso, abbiamo usato la nostra chiave, andiamo a cercare di riscaldarci, praticamente vedete ragazzi, premendo le varie fontanelle, avete visto cosa succede, molto bello graficamente, il genio ci dice, giustamente, caro Aladino, vedi che cosa devi fare, praticamente devi utilizzare, che cosa sta succedendo ragazzi, una cosa molto brutta, praticamente vedete Aladino con le sue mele annurche, praticamente che cosa va a fare, a distruggere la faccia di Jafar, per fare che cosa ragazzi, per fare delle situazioni, per andare praticamente a salvarsi, andiamo praticamente sopra al bastoncino qui sopra, vedete, oh mamma mia ragazzi, e qui sopra Aladino, mamma, e qui il gettone d'argento, veramente fantastico, da buttare nella mitica fontana, graficamente è molto bello, anche se è un gioco praticamente vetusto della PlayStation 1, pensate un pochettino, veramente fatto come si deve ragazzi, e questi sono i giochi belli, i giochi della Disney fatti davvero bene, vedete abbiamo, buttiamo il coso, praticamente come si chiama, la monetina all'interno della fontanina, e guardate qui sopra cosa succede, di qua c'ero già andato forse, quindi da quest'altra parte qua si è aperto qualcosa, vediamo un pochettino, forse quella parte lì, forse quella parte lì, sì, perché vedete c'erano praticamente questi gettoncini di qua, non possiamo andare, quindi ovviamente attratti dal denaro in questo caso andiamo qui sopra e c'è il capo, e guarda qui il grande, il bombolone, guarda qua, è arrivato il bombolone, ah, addirittura una mazzata in testa al bombolone, il bombolone è fortissimo, non ci fa passare, quindi giustamente dobbiamo usare la tecnica di bombolo, praticamente di bombolo, vedete un pochettino, vai col bombolo, praticamente vai a mele, via di queste mele in faccia, e quindi ovviamente una volta attaccato il bombolone, giustamente stordito con le mele, e qui c'è l'uomo, il succo di frutta, praticamente, che ci ridà la grande energia di Aladino, possiamo entrare praticamente qui dentro, quindi nemici molto grandi vanno praticamente ragazzi molto diciamo annientati, diciamo storditi, vedete ragazzi, guardate il nostro caro Aladino, e qui sopra la cordicella, e vai, Aladino, ecco qua il mitico essere armato di bastone, praticamente vedete un pochettino, ce l'abbiamo fatta, prendiamo ovviamente il boccolone praticamente da quest'altra parte qua, il succo di genio, praticamente guardate lui che ancora, mamma mia ragazzi, lo possiamo bloccare questo ragazzo, e ce ne andiamo praticamente di qua, stiamo attenti davvero, oh no Aladino, cosa fai Aladino, mamma mia ragazzi, è bello Aladino, perché ti permette praticamente, no, vai da quest'altra parte qua, forse l'unica reale, vedete, guardate, reale difficoltà di Aladino sono praticamente questi, la telecamera in primis, che spesso non ci permette di dare il massimo praticamente sul gioco, vabbè qualche difetto lo doveva avere, poi stiamo parlando comunque di un gioco per PlayStation, quindi si potrebbe dire le prime grafiche tridimensionali come potete vedere, quindi mettiamoci belli dritti,
diritti, ecco qua, vedete, e non ce la facciamo. O facciamo un ultimo tentativo, perché ovviamente non posso stare tutta la giornata a far vedere Aladino, nel senso ci sono altre cose da fare, sia per me, nel senso dal punto di vista lavorativo, che ovviamente per il canale, ragazzi, per il canale. Guardate. Quindi va bellissimo, ragazzi, guardate qui sopra, posso dondolare praticamente, vedete, in maniera molto molto bella, vedete cosa succede. Voglio, ecco qua, mamma mia, ragazzi, è fatto molto bene, è fatto anche una certa libertà, dobbiamo dire la verità, detiene, ci dà anche una certa libertà. Qui c'è una monetina che sinceramente non voglio prendere, perché ovviamente il gioco lo sto, in realtà l'avevo già giocato anni, tanti tanti anni fa, pensate un pochettino, avevo già giocato tanti tanti anni fa, vedete un pochettino e vai qui sopra, ah, addirittura, che dolore, la chiavetta praticamente, che purtroppo non possiamo, abbiamo preso una chiave, e quindi forse adesso finalmente potremmo andare dove, ragazzi, non lo sappiamo, dobbiamo fare il gioco dell'Aladino praticamente, che qui ci va a fuoco veramente tutto, ragazzi, quindi molto molto attenti ovviamente a questa parte qua, mettetevi sempre dritti e non ce la fa Aladdin, e va, purtroppo va a fuoco il caro Aladdin o Aladino. Che dirvi, ragazzi, in conclusione di questo gioco diciamo vecchiotto, uscito per la prima PlayStation, molto bello graficamente, sicuramente ha un grande merito quello di apportare il seguito di Aladino, oltretutto non con una grafica bidimensionale ma con una grafica tridimensionale, veramente bello, ancora oggi uscito anche oltretutto per PC e per PlayStation, ancora oggi molto molto gradevole, ve lo consiglio se lo trovate usato a poco prezzo, 10-15 euro vi consiglio oltretutto la versione PlayStation, anche se strizzerei un occhio per la versione americana che non ha le bande nere, mentre invece la versione PAL è un po' più lenta, però è tutta localizzata in italiano. La versione PC, sui PC moderni, ha difficoltà a partire, ve lo dico già, perché me la procurai su una bancarella pagata al tempo 5 euro e la dovetti riportare indietro perché era incompatibile, e il negoziante me la cambiò su un ambulante, pensate un pochettino, un vecchio gioco per PC tutto in celofanato, funzionava perfettamente, però sui computer moderni già al tempo di Windows 7 mi sembra non funzionava. Che dirvi, un gioco sicuramente da 7, se siete amanti di Aladino sicuramente mettete un punto in più, vi do un buon 8. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi invito, se vi piace il mio canale, a iscrivervi su YouTube e Twitch, che sono i principali social network del giocherellone, gli altri li trovate in box in descrizione, dove c'è addirittura Discord. Detto questo, oltre ovviamente a tutto il fatto, la problematica ovviamente di Aladino e dell'iscrizione, potete iscrivervi, abbonarvi, donare, mettere mi piace, condividere il video, portare anche i vostri amici, così più siamo e più ci divertiamo in ambito ovviamente videoludico e delle chat. Detto questo, volete comprare un gadget del giocherellone, box informazioni negozio, volete comprare un libro del giocherellone, andate nelle informazioni di ogni mio video, trovate i link ai miei libri scritti e pubblicati su Amazon. Volete addirittura comprare dei titoli a prezzo scontato, se siete iscritti al canale del giocherellone, box informazioni e poi il link di Instant Gaming. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo più tardi in un altro incredibile video games. Ciao a tutti al vostro giocherellone.